Uè, come va? Oggi parliamo di schiena. Chi l'avrebbe mai detto, eh? Il titolo è... non è per niente eloquente di per sé. Effettivamente, questa serie di video facciamo top 3 esercizi, però pensandoci bene, per la schiena è un po' più difficile elencare solamente 3 esercizi che vadano a comprendere tutti i gesti motori di questo gruppo incredibile di muscoli, perché appunto è enorme. Ci sono un sacco di tessuti, ci sono un sacco di nomi, teoricamente un sacco di nomi da ricordare, ma noi li identificheremo con pochi piccoli punti cardine su cui lavorare. E questo comunque rende la schiena un gruppo muscolare particolarmente tosto da per assegnargli appunto solamente tre movimenti cardine. Abbiamo parlato spesso di come funziona la schiena, no? Abbiamo fatto addirittura un video che trovate, non mi ricordo se lo mette a sinistra o a destra. Comunque, avevamo fatto un video per parlare nello specifico della biomeccanica, di come funzionano tutti i muscoli. Avevamo identificato il fatto che c'è la possibilità effettivamente di allenare la porzione alta e la porzione bassa della schiena, togliendoci tutte le terminologie strane, tutti i nomi scientifici, tecnici per identificare ciascun gruppo muscolare e movimento. Possiamo appunto dire che c'è effettivamente un modo, c'è un principio di verità quando si parla di allenare la schiena alta e la schiena bassa. Quindi identifichiamo da subito che cosa vuol dire schiena alta e schiena bassa. Tipicamente con schiena alta, almeno per quanto mi riguarda, ma in linea generale si intendono tutti i muscoli appunto della parte più superiore, dal trapezio ai romboidi, che c'è il grande e il piccolo, che sono attaccati alle scapole, vanno verso la colonna vertebrale. Ci sono i deltoidi posteriori, non li mettiamo, ma comunque vanno ad aiutare sicuramente nei gesti di tirata. Se vi interessa per quanto riguarda il deltoide posteriore, vi rimando al video che abbiamo fatto sulle spalle, quindi li togliamo dalle balle. Quindi abbiamo detto trapezio, principalmente il medio-alto, i romboidi, i rotondi e possiamo dire la porzione superiore degli erettori spinali, anche se non ha alcun senso dirlo. Ma comunque sono un fascio di muscoli che dobbiamo tenere in considerazione. Quindi abbiamo identificato quella che è la parte alta e parte bassa sono collegati, se vogliamo metterla in maniera creativa, da quelli che sono gli erettori spinali, che ci permettono di tenere retta la spina dorsale, quindi, ma anche di fletterla, di estenderla, scusami. E poi ci sono i muscoli della schiena bassa, che effettivamente noi andiamo a parlare soltanto di un fascio quando parliamo di schiena bassa, è un enorme fascio che è il gran dorsale. Il gran dorsale effettivamente si origina addirittura nella cresta iliaca, se vogliamo, e va fino a su, a sotto l'omero. Quindi ecco quella che è la divisione principale che andremo a fare: schiena alta, schiena bassa possiamo identificarla come la larghezza e la schiena alta possiamo identificarla come lo spessore, di cui si parla spesso. E gli erettori spinali sono quelli che ci tengono tutto in ordine, se vogliamo. Quindi ecco i muscoli che andiamo a lavorare, ecco la top 3 dove deve andare a parare con gli esercizi per appunto proporre qualcosa di interessante in merito all'allenamento di tutto questo marasma di gruppi muscolari. Come fare? Volendo racchiudere tutto in 3 esercizi, voglio spostarmi dall'esercizio in particolare e andare più verso quello che è il movimento in particolare, perché abbiamo detto che a seconda della posizione dei gomiti, a seconda di dove vanno i gomiti, a seconda di come si muovono le scapole, a seconda di come poniamo anche l'addome addirittura, e andiamo a utilizzare muscoli diversi. Quindi, come primo esercizio, non metto un esercizio in particolare, ma metto un movimento di tirata con i gomiti aperti, con i gomiti lontani dal busto. Che cosa fa allontanare i gomiti dal busto? Non fa altro che porci un'ana maggiore in una posizione in cui è molto più semplice andare a giocare con le scapole, è molto più semplice andare a reclutare tutti i muscoli della parte più alta della schiena e quindi lavorare con un focus maggiore su questi ultimi. Detta in questo modo, capiamo subito che non è determinante tanto il tirata verticale orizzontale, ma più il in che posizione, in che grado di abduzione, quindi quanto si allontana dalla linea mediana del nostro corpo,
l'omero. Quindi ben vengano tutti i movimenti di tirata verticale compresa larga, di remata compresa larga, e petto supportato ma sempre compresa larga, eccetera eccetera, ci siamo capiti, no? E se dovessi identificare un mio esercizio preferito per allenare la schiena alta, andrei sul semplice e proporrei per una tirata verticale una semplice lat machine presa prona o neutra, ma sempre larga, prona o neutra, e oppure una remata con i gomiti larghi, che può essere fatta tranquillamente col bilanciere, può essere fatta con i manubri, ma sicuramente molto molto figo è andare a spaziare un po' quello che è il parco dei macchinari che ci sono in sala pesi, i macchinari isotonici, i classici macchinari con petto supportato, il classico T-Row, T-Bar Row col petto supportato. Quelli sono macchinari molto molto fighi per essere guidati addirittura nel movimento, poter giocare bene con la protrazione, la retrazione scapolare, quindi far muovere bene le scapole e per far lavorare al massimo quelli che sono i muscoli superiori della schiena. Quindi abbiamo trattato quella che è la schiena alta. Per quanto riguarda la schiena bassa, dobbiamo fare l'esatto contrario. Schiena bassa uguale gran dorsale, ricordiamoci. Schiena bassa uguale gran dorsale, quindi i gomiti devono essere più vicini al busto assolutamente, perché abbiamo detto che il gran dorsale origina nella cresta iliaca e va ad attaccarsi nell'omero, quindi viene facilitato, viene stimolato maggiormente con tutti i movimenti in cui c'è un'estensione dell'omero con un grado di abduzione di quest'ultimo pari a zero, se vogliamo. Quindi qui il mio esercizio preferito. Per quanto riguarda le tirate verticali, mi piace utilizzare più una presa neutra e pensare di portare il gomito non più verso l'esterno, ma verso l'anca addirittura. E per fare ciò, addirittura, ripeto, andare a pensare di contrarre l'addome e rimanere in una posizione più cifotica può andare a far lavorare molto molto meglio questo determinato gruppo di fasci muscolari, raggiungendo poi la massima flessione dell'omero senza pensare tanto a quello che fa il gomito. Quindi non c'è bisogno di andare in massima estensione del gomito, ma pensando sempre a quello che sta facendo la scapola, quindi massima estensione per quanto riguarda il fascio del gran dorsale che si attacca qua, ricordiamo. La scapola va in elevazione e poi tiriamo tutto giù partendo dall'omero e poi con la scapola verso l'anca. Questo per quanto riguarda le tirate verticali. Per quanto riguarda le tirate orizzontali, allo stesso modo, presa stretta e qua si apre tutto il mondo degli esercizi di tirata orizzontale. Mio preferito in particolare, se dovessi elencarne uno, è rematore col bilanciere da terra a ombelico. Non è un pendlay row, rimane sempre la tensione costante con il carico, quindi il muscolo sta sempre lavorando in tutte le sue fasi eccentriche, isometriche e concentriche, e l'obiettivo è appunto quello di portare il bilanciere all'ombelico, gestendo sempre al meglio quello che è il piano di tirata del gran dorsale. Terzo, quindi abbiamo essenzialmente fatto lavorare al meglio la schiena, parte alta e parte bassa, ma non abbiamo nominato effettivamente quelli che sono gli erettori spinali. Ora, se dobbiamo tenere in considerazione il rapporto stimolo-fatica, se non dovessimo tenere in considerazione il rapporto stimolo-fatica e dire quello che è il migliore esercizio in assoluto per allenare la schiena in toto e gli erettori spinali in particolare, sicuramente sarebbe lo stacco da terra. Dai! Sì! Però lo stacco da terra, come abbiamo detto più volte in questo canale, comunque con i video passati, lo stacco da terra ha un rapporto stimolo-fatica veramente veramente pessimo. Ti affatica un sacco, lo stimolo sì è alto, però ti porta tanto tanto costo per quello stimolo. E ci sono sicuramente delle scelte migliori se il nostro obiettivo è quello della pura ipertrofia muscolare. E ecco che entra in gioco probabilmente quello che è il mio esercizio preferito per la schiena, che è il flex row, che si può fare sia con i manubri, sia con il bilanciere, sia anche con i macchinari, se vogliamo. E in cosa consiste questo flex row? Consiste nel partire come se fosse un rematore
col bilanciere di cui nominavo che ho nominato prima. Soltanto che nel momento in cui passiamo alla fase concentrica, non solo ci sarà il momento di tirata della parte della schiena alta, della schiena bassa, ma ci sarà anche un'estensione da parte degli erettori spinali, un'estensione appunto della colonna vertebrale. Questo farà prendere fuoco alla schiena nella sua totalità. Naturalmente, a seconda di dove andiamo a mirare con il bilanciere, andremo a utilizzare muscoli più o meno alti della schiena, ma sicuramente avremo un gran lavoro da parte degli erettori spinali, che dovranno sostenere, che andranno appunto a eseguire quello che è il loro principio cardine, quello di estensione della colonna. Quindi questi sono i miei tre esercizi, tre movimenti preferiti. Penso di aver dato tanti spunti da utilizzare per i vostri allenamenti, specialmente con le mie schede, in cui vi propongo appunto di inserire quelli che sono i vostri esercizi preferiti in base alle preferenze e anche la possibilità di in termini di attrezzatura. E sicuramente, se avete acquistato una delle mie schede, adesso avete tante più armi. Con tutta questa serie di video che sto facendo, avete tante più armi per destreggiarvi nella selezione degli esercizi, e cucendo ancora meglio quella che è la scheda sulla vostra persona. Vi ricordo sempre che iscrivendovi alla newsletter gratuita del mio sito internet ricevete anche gratuitamente la guida all'ipertrofia muscolare, dove parliamo di tutte queste cose in maniera molto più specifica. Comunque avete un testo scritto, è più facile avere le referenze, ci sono tutte le immaginette carine, e vi parlo anche di come allenare poi nello specifico in termini di volume, intensità e frequenza, e il singolo discreto muscolare trattato. Quindi vi consiglio sicuramente di iscrivervi alla newsletter per ricevere appunto la guida gratuita, molto molto bellina e interessante. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, vi invito come sempre a fare tutte quelle cose da social se volete aiutare se volete aiutarmi a far crescere questo piccolo bastardino di un canale, e far crescere me come professionista e permettermi di portarvi sempre più contenuti di questo tipo, di qualità, sul mio canale e su tutti gli altri social. Io vi ringrazio nuovamente per la visione, vi auguro una buona giornata e una buona serata, e ciao, grazie.